1 Edovica SM, 2 Ecatepel, al numero 3 Extra Mile Run, al 4 Eclisse Forest, 5 Ercole 3B, 6 Erenio Mais, 7 Empathy Joyeuse. In seconda fila 8 Erika Cass, 9 Enjoy Pond, 10 Esperanza Laxmi, 11 Ellen Clem, 13 Epopea Park. Terza corsa di Palermo in pista Puledri di 2 anni, non vincitori di 3.000 euro in carriera, favori al gioco per il debuttante Ercole 3B numero 5, alternative l'1 Edovica SM e l'11 Ellen Clem. Stacco della macchina, si parte. In errore Empathy Joyeuse e lungo la corda Edovica SM e Salvo Cintura riescono a prendere l'iniziativa nei confronti di Eclisse Forest. Si è avvicinata molto anche Ellen Clem dalla seconda fila ed è il favorito Ercole 3B che prova a puntare in avanti, ma riceve picche da parte di Salvo Cintura e allora Andrea Buzzitta riesce nella manovra di sistemarla in seconda numero 4 posizione. Squalificato. Nel frattempo vari errori, Eclisse Forest, Erika Cass, 29-3 i primi 400 metri, quindi primo parziale piuttosto sostenuto con Edovica al comando, Ellen Klein per linee esterne, di rincalzo alla capofila c'è il favorito Ercole 3B, gli altri tutti un po' più discosti. 44-6 da 1.14 e mezzo ai primi 600 metri, si sta andando davvero forte con Ellen Klein condannata ad una corsia esterna che sta diventando sempre più pesante perché si sta viaggiando 1 minuto e 2 decimi per i primi 800 metri da 1.15 e virgole, con Ellen Klein che deve sfacchinare al largo, con Ercole 3B che dà l'impressione di stentare a seguire ma adesso prova a ricollocarsi. Edovica raggiunge il primo chilometro in 1.16.6 e sembra bene in mano a Salvo Cintura. Nel frattempo provano altri a farsi sotto, in particolare vediamo il numero 13 di Epopea Par al largo di tutti. Ci avviciniamo a 1.32 i primi tre quarti di miglio, ci avviciniamo alle fasi decisive, insiste Epopea Par al largo di tutti. Ellen Klein ha detto basta, si è liberato Ercole 3B che è rimasto lì ad aspettare, adesso prova l'affondo più indietro Epopea Par, retta d'arrivo con Salvo Cintura ed Edovica SM che provano a difendersi dall'attacco di Ercole 3B, più indietro Epopea Par insiste bene Edovica e viene a vincere cost to cost nei confronti di Ercole 3B e di Epopea Par. Lasciatemelo dire, l'avevo detto in presentazione, questa Edovica stavolta in prima fila la devono battere ed infatti 1.17.2 da start a start, perfetto Salvo Cintura nella distribuzione dei parziali, il training di Giuseppe Porzio Junior, i colori della scuderia Jimmy SR, Edovica ha dunque riscattato le due sfortunate prove su cui restava ed ha mostrato che quello che aveva fatto vedere al debutto era molto realistico. Dunque vittoria in 1.17.2 per Edovica SM, ha comunque corso bene al debutto Ercole 3B che ha trovato un'avversaria difficilmente battibile al comando, e davvero eccellente la prova di Epopea Par, è arrivata un po' così ma alla fine porta a casa un bellissimo terzo posto. Gara molto sfortunata per il numero 11 di Ellen Klein.